Canarini. Sì, Francesco, sono in presenza di tante partite IVA, lo dicevo anche prima, artigiani, avvocati, tanti lavoratori del settore del turismo, loro si definiscono, lo leggiamo in qualche cartello, gli invisibili, perché dicono siamo i lavoratori dimenticati, lavoratori spesso precari, lavoratori senza diritti. Prima parlavamo con Patrizia che lavora a partita IVA da 40 anni. Adesso Patrizia, insieme a tutti questi altri lavoratori, è qui per chiedere una proroga del pagamento delle tasse. Esattamente. Esattamente, chiediamo una proroga del pagamento delle tasse, ovviamente senza sanzioni, anche perché è inutile che ci vengano spostate le date da luglio a settembre a dicembre, perché a dicembre la nostra situazione sarà peggiore di quella di oggi, perché dove siamo riusciti a risparmiare con il nostro lavoro, a mettere qualche soldo da parte, questi soldi ci serviranno per i prossimi anni, appunto alle nostre esigenze primarie, diciamo. Lei ha ottenuto il famoso bonus dei 600 euro? Sì, l'ho ottenuto. E com'è stato vivere in questi mesi con... Molti di questi lavoratori hanno ottenuto il bonus. Però volevo domandare a Patrizia appunto com'è stato... Dicevo, molti di questi lavoratori... Com'è stato tirare avanti per questi mesi così difficili con un bonus di appena 600 euro? È stato difficile, proprio come mi dice lei dallo studio, è stato difficile. Cerchiamo di fare abbiamo fatto forza sui nostri risparmi, ecco, forse è questo. Abbiamo attinto ai nostri risparmi, ma questi risparmi andranno a finire. Abbiamo ricevuto questi due bonus da 600 euro, molti di noi non l'hanno ricevuti. L'ultimo era di 1000 euro e anche in questo caso non è stato possibile fare la richiesta per molti di noi. Ma questo, come si può ben capire, è veramente poco per quello che abbiamo davanti, che ci aspetta. Allora...